Ciao ragazzi, bentornati sul canale, bentornati su Toy Soldiers per questa nuova puntata della campagna tedesca. Non perdiamo altro tempo, andiamo subito in partita, andiamo a selezionare il livello. Sì, dobbiamo ripartire perché avevo le solite cose di registrazione, eccetera, eccetera. Dobbiamo partire esattamente da qui. Allora, mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi subito, immediatamente, non perdete tempo, lasciate il mi piace così poi saliamo tutti insieme. Vediamo un attimo, qui già mi viene da ridere perché c'è un carro armato che sta avanzando e sta... Perché il soldatino esplode? Siamo nel 1916, vediamo il 6 marzo, vediamo già i bombardieri, abbiamo una serie di, a quanto pare, fanteria che arriverà... da noi, quindi io andrei a mettere una bella mitragliatrice qui e te la potenzio anche. No, te la lascio così, sto scherzando. Te la metto qui però la mitragliatrice, che costa 500 dollarini. Quindi un'altra qua. E... oh, ma stanno qua fermi. Ma come cavolo è che non lo stai beccando? No, non ce la faccio. Devo mettere l'antitank. Vabbè dai, non fa nulla. Stiamo beccando qualcosa. Per 5. Non è male. Stanno uscendo, io sto... li sto praticamente distruggendo prima che possano fare qualcosa. Allora, per non saper né leggere e né scrivere, io qua ti vado a mettere... ah, qua c'è... ah, anche da là escono. Ma quanti sono? Oh, sono troppi. Allora, un attimo, ragioniamo. Quelli stanno là. Allora, mettiamo qua l'altra mitragliatrice, perché stanno passando. Un'altra qua. Troppe mitragliatrici però, poi me ne pentirò, già lo so. Andiamo a mettere un bel anti-tank, che non abbiamo soldini. E vai, non abbiamo soldi. Oh, stanno passando. Stanno passando. Ci possiamo dare una regolata? Guarda, guarda. Ma quanti sono? Stanno passando tutti quanti. Incredibile, non ci voglio credere. Altro che. E ne arrivano altri. Dopo abbiamo anche gli aerei che arrivano. Ragazzi, qua se non stiamo attenti facciamo una figura. Oh, e mi spara. Devo prendere il controllo della situazione, perché altrimenti rischiamo di farci superare. Allora, Allora, un attimo. Dobbiamo vendere, vendi tutto. Qua mettiamo centrale. Costa giusto 800 dollari. Dobbiamo però fare di più. Non hanno... vedi, non possono sparare subito perché non hanno depressione purtroppo. Allora, concentrazione. Fammi pensare. L'antitank, distruggiamo qualcosa. No, dobbiamo utilizzare sto coso qua che sta volando da un'ora. Allora, vai. Vabbè, no, è OP. È OP, dovevo utilizzarlo fin dall'inizio. Guarda. È potentissimo sto coso. E fatti distruggere. Qualcuno, tra l'altro, avevo ipotizzato, con occhio attento, oserei dire, che... all'esterno del campo di combattimento ci siano delle cose da... vedi quei cosi lì che si possono colpire? Eh sì, ti danno dei soldi effettivamente, 10 dollari, anche se non sono tanti, però penso dipenda cosa tu vada a colpire effettivamente. Abbiamo fatto 8000 dollari. Io qua, signori, ci vado a nozze, perché ci metto l'anti-aircraft. Oh, ce la facciamo? Ok, questo lo andiamo a eliminare. Ci mettiamo, indovinate un po'. Esatto, avete capito bene. Quello lì non farà passare nulla. Questo poi andiamo a mettere un bel anti-tank. Vai. Oh, chi è che sta passando? Qualcuno è entrato? Ma da dove stanno passando questi? Non ci voglio credere né ora né mai. Via, potenziamento. Potenziamento immediato. Via, un'altra qui e ti potenzio anche, perché... non mi va che... proprio veramente regalati questi punti ai nemici. Una cosa... upgrade, vai, upgrade. Fai subito l'upgrade, immediatamente. Ok.
Siamo a 6 su 20 e sto già iniziando a perdere la pazienza, perché i nemici sono piuttosto pericolosi. Qua andiamo subito a potenziare, così non lo andiamo a perdere. Ci sono i carri armati dopo, quindi qua vado a mettere l'anti-tank, ovviamente. E qui poi io lo vado a potenziare. 2700, non vale la pena potenziarlo adesso? Sì. Sì. Voglio averlo al massimo. Così è centrale. E dovrebbe avere anche il tiro su tutte le unità nemiche. Qua abbiamo la machine gun al livello 2. Vai, ok. Posso sparare un colpo, per favore? Ok. Vediamo se becco qualcosa. No, 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 non ci siamo. Ma là si può distruggere, tipo... Vediamo se il colpo riesce a distruggere la trincea nemica e mi fa guadagnare un po' di dollari. Non arriva per poco, secondo me. Non arriva. Allora, arrivano però i carri armati. I carri armati possono essere una spina nel fianco, per non dire un altro posto. Questo andiamo a mettere... Che ne dite di una bella... Un mortaio, magari... Non sarebbe male, perché così riesce a sparare, a superare le rocce che ha. Ok, qua il mortaio, qua va bene così. Qua non possiamo mettere assolutamente nulla. Qua stanno arrivando i cosi. Qui abbiamo... quasi quasi, che dite? Utilizzo il mio elicottero? O aspettiamo? No, utilizziamolo. Utilizziamo l'elicottero, se non si blocca mezzo mondo. Allora, abbiamo bombe... No, ok, è molto semplice. I tasti sono molto molto semplici. Allora, vediamo quanti danni possiamo fare. Non tantissimi, ma sono continui, il che mi fa ben sperare. Sì, dai. La batteria però mi frega. Dura molto poco questo qui, perché secondo me è molto potente. Almeno distruggere il primo carro. Anzi, facciamo una cosa, lasciamolo un po' danneggiato, ci pensano poi le... Penso che sia stata l'artiglieria. Ottima scelta quella di potenziarla al massimo. Bel potenziamento qui. Qua io andrei a mettere il mortaio, sì, andiamo a mettere il mortaio perché... Lo andiamo anche a potenziare. Questo anche, facciamolo... Bello potente. L'anti-aircraft, io quasi quasi lo vado a levare, perché non serve a nulla al momento. Ci mettiamo una bella artiglieria. Facciamo anche qui la stessa cosa. Anche se l'angolo di tiro non è dei migliori. Allora, questo sta sparando. Andiamo. Dobbiamo stare attenti, perché qua avanzano velocemente. Forse qua ci vorrebbe più un anti-tank, forse, perché vedo solo carri armati adesso come ultima speranza. Andiamo anche a potenziarlo e poi lasciamo questo. Lasciamo questo qua perché non, ormai fanteria penso che non ce ne sia più. Vorrei avere qualcosa di potente come ultima difesa. Allora, l'avanzata va, che è una meraviglia, quella nemica. Però è anche vero che le mie unità stanno facendo un lavoro davvero molto molto buono. Io questo lo andrei a potenziare. No, vedo solo carri armati, per la verità. Vedo solo carri armati. Ok, non sono riusciti ad avanzare, il che è una cosa molto molto buona. Abbiamo 2200 quasi dollari, quindi io direi di andare a potenziare livello 2, livello 2, livello 2. Quanto costa potenziare? 1500. È un po' troppo però, eh. Questa la possiamo anche lasciare. Arrivano solo carri armati adesso. Quindi questo qua. Sì, io potenzierei questo perché è il primo che trovano. Adesso vanno sulla destra. Sono carri armati piuttosto pericolosi. Carri armati pesanti, sebbene ricordate li abbiamo utilizzati anche noi nei panni dei britannici. Quindi non dobbiamo sottovalutarli. Questo qua è a livello 3. No, la machine gun. Ma che cavolo ho potenziato? Io pensavo che fosse l'antitank. Ma questo... No, ok, l'antitank sta lì. Ok, confusione più totale. Questo lo andiamo a vendere, via. E andiamo a mettere l'antitank. E poi andiamo a potenziarlo
domani mattina. Ok, questo è l'antitank, questo, ok, il mortaggio. Allora, io partirei subito con questo qua. È inutile tenerlo fermo, non ha senso tener fermo sto coso qua. È fenomenale, è davvero fenomenale la potenza. Vai. Anche perché sti cosi sparano e fanno molto male. $500, ok. Vabbè, ormai sto utilizzando questo, quindi lo lasciamo. Questi sono difficili. Oh cavolo. Meno male che arriva il colpo. Il colpo dell'artiglieria pesante. Vai, ce la facciamo. Distruggiamo subito questo e poi pensiamo ad altro. Speriamo ancora per quanto sia possibile. Ok, lasciamo stare, anzi. Potenziamento. Non ha... ok. Questo, livello 2, via subito, non perdiamo tempo. Livello 2, mentre l'antitank livello questo qua. Vai, potenziamento. Dovevo farlo prima perché ovviamente se passano e potenzio non sparo nulla. Però fortunatamente la mia artiglieria, ragazzi, è devastante. Non lascia scampo veramente a nessuno. Sono, diciamo, presi in una specie di destra, sinistra, davanti e dietro. Non passano e no, stanno passando invece. Stanno passando. Questo subito. Va, un bel potenziamento. Questo è disponibile. Vai, decollo. No, ancora no. Sono quasi andati. Oh, ma perché non spari? E mi fai arrabbiare. Ok. Vai. Così. Ok, così. Questo un bel colpo proprio sul cingolo. Ricarica molto buona. Bene, così. Così. Perché l'altro non spara e mi deve far arrabbiare? Ok. Arriva la fanteria dopo, eh. Lo sapevo che dovevo avere almeno una mitragliatrice. Faccio ancora in tempo. Mettiamo una bella mitragliatrice qui. La andiamo a potenziare. Questo livello 2. Questo... sì, vai, lo vado a potenziare. Basta. Lo potenzio. Non ha senso non potenziarlo. Posso utilizzare... Aspetta. So io cosa fare. Li andiamo ad uccidere mentre sono fermi e box. Ecco qua. Perfetto. Qui ci sono gli altri. In modo tale che non danno fastidio quando poi è il turno loro. Potevo anche evitare di mettere la mitragliatrice effettivamente. Però va bene così. No, via. Guarda, sono tanti. Ok, ho conquistato il... Ah, ecco come funziona. È devastante sto coso. Non ci posso credere. Però ovviamente ha pochi secondi di utilizzo, perché è davvero devastante. Però il carro armato, vedi come lo sto letteralmente bruciando. Ok, eccolo. Vai così. È potentissima quest'arma. Forse è la più potente, non lo so. Fatemi sapere nei commenti se è la più potente. Però questo è devastante. Ho ucciso anche un po' di... Ok, arrivano gli aerei dopo, quindi dobbiamo gestirli. E andiamo a mettere... Si stanno preparando. Questo andiamo a mettere... Devo essere più rapido in queste scelte, nel senso... Vendi, potenzia, vendi, potenzia e via dicendo. Perché altrimenti non ne veniamo fuori. Allora, questo livello vai. Adesso ti potenzio e non ti calcolo più. Questo lo lasciamo stare. Questo sta sparando e ti porto al livello successivo. Ci siamo quasi però, eh. Va che è una meraviglia. Questo qua lo potenzierei ancora. Così in modo tale che i nemici proprio... non vedono neanche la mia base. Questo, facciamo un bel decollo. Se ce la facciamo. Ce la faccio? Ok. Allora. No, EOP, anche questo elicottero è potentissimo, eh. L'elicottero è potente quando ovviamente colpisco il nemico.
io mi leverei questa curiosità. Posso sparare? Vediamo. Effettivamente sì, signori, danno dei soldi. Non sono tantissimi, però fa sempre piacere. Allora, abbiamo finito quasi il tempo, per la verità. Allora, si scende di quota. No, nulla, possiamo anche lasciarlo. Non mi serve più. Attenzione perché arrivano gli elicotteri. Arrivano gli elicotteri e quelli sono molto pericolosi. Devo decidere se levare il cannone, cosa probabile, e vado a mettere più antiaerea. Sì, devo farlo. Secondo me devo farlo e anche subito. Andiamo a potenziarlo. Sì, lo potenziamo a livello 2. Abbiamo ancora 12.000 dollari. Questo qua possiamo... Ok, al massimo. Questo, una riparazione ci può stare. Livello 3 ci può stare. Livello... No, non mi va di rischiare. Non rischiamo sul più bello. Questo potenziamento, 1.000 dollari, assolutamente. Livello vai, potenzia. Anche se non ci sono più unità di terra, cioè carri armati. Stiamo sparando. Io lascerei livello 2, mi sembra più... No. Anti... flak. Ok, vai, mettiamo livello 3, va. Mi convince di più la descrizione. Allora, ma ce la facciamo a distruggere un... Allora, fammi prendere il controllo. Fatto? Penso di sì. Siamo pronti? Sì, via. Arrivano gli elicotteri, devo vedere da dove. Eccoli. Rapidi, sono rapidi e sono fastidiosi. Lascia stare che la mia mira proprio, guarda. La mia mira, guarda. No, devi salire di quota. Ok, sali. Oh, non lo becco. Ce la facciamo? Ok, ah, vabbè, ma sono veramente non sono resistenti, quindi con pochi colpi riusciamo a distruggerli. Però sono fastidiosi, perché se dovessero entrare nel forte mi vanno a levare molta vita. Ah, ok, tanto questo scende. Ok, altri 1.000 dollari. E tra l'altro pagano bene 1.000 dollari, eh. 1.000 dollari sono tanti. Ok, ci abbiamo fatta l'antiaerea. Fa il suo lavoro, aiuto, ce l'ho davanti. Oh, oh. Sul più bello mi ha lasciato. Ok. Il forte ha subito solo una lievissima... un lievissimo danno, nulla di particolare. Arrivano poi gli elicotteri come cosa finale. Qua stiamo sparando e stiamo uccidendo ancora prima. Qua si è buggato il suono. Fantastico, vai. Ok. Ragazzi, è stata una... ormai siamo prossimi alla fine. È stata una missione abbastanza semplice. Una... veramente, non ho trovato difficoltà. Forse la fanteria in difficoltà, se non avessi... se non... sì, se non avessi messo subito la mitragliatrice, o comunque sia l'antitank, sono dovuto intervenire. Però diciamo che alla fine dei giochi possiamo anche farla avanzare. Abbiamo la possibilità di farlo. Lì si è buggato un po' il suono fastidioso, quindi non mi avvicino. 22 unità di fanteria, 14 vengono distrutte una dietro l'altra, e poi avremo l'ultima ondata degli elicotteri. Mi raccomando, se notate altre cose che magari non ho notato, tipo i cosi, i tabelloni da distruggere fuori, fatemelo sapere. Tra l'altro non so, il problema è un bug loro, però, del nemico, diciamo. Allora, qua abbiamo il mortaio, ormai non serve più nulla, abbiamo l'antiera potenziata al massimo, quindi dobbiamo solo aspettare che faccia il suo sporco lavoro. Ce ne sono 4, ce ne sono 5, vediamo se possiamo utilizzare. Eh sì, utilizziamo. Vai, sali. L'elicottero è devastante, veramente devastante. No, non ce la fai, non ce la fai. Là abbiamo la batteria però, eh. Vediamo se riesco a prenderla, anche se non ce ne sarà bisogno, perché sono rimasti solo 3 elicotteri. E poi il nemico sarà totalmente sconfitto. Ok, un solo nemico. Guarda che carino l'elicottero.
La prima volta che lo vidi fu davvero devastante perché entravano a ripetizione nel forte. No, non entri. Sì. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, mi raccomando, con i mi piace, anzi, io direi di concludere il video e facciamo prima. Io come sempre vi ringrazio per i like, a priori, dei commenti e delle visualizzazioni e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ce l'abbiamo fatta, sì!